Tre verdure insieme per un bel tortino, un tortino con patate, melanzane e pomodori, il tutto contornato da scamorza e mozzarella. Ben ritrovati nella cucina di Mary, dei bijou di Rick e Mary. Oggi sola soletta in cucina mi preparo il mio tortino di verdure. Irroro la teglia con dell'olio extravergine d'oliva e poi metto del pane grattugiato. Inizio a disporre le mie melanzane, che potete tagliare a fettine perfette, sottilissime oppure alte come ho fatto io. Ognuno è libero di tagliarle come gli pare e piace. Si vede, anche oggi non c'è in cucina Rick. Lui è super perfetto, lo sapete. Via via dispongo prima le melanzane, poi i pomodori, pane grattugiato, la scamorza che vado ad alternare con la mozzarella. Il secondo strato sarà con le patate. Di nuovo i pomodorini. Pomodorini o pomodori come ho usato nel mio caso. Olio extravergine d'oliva, basilico. Se vi piace potete anche mettere l'origano. L'idea di questa ricetta è mia, ma voi potete benissimo fare la vostra cambiando le verdure, cambiando i tipi di formaggi. Oh, ma chi c'è? È venuto a farci visita Fly. Quando c'è la mozzarella e il formaggio in genere, arriva sempre lui. In un video, qualcuno, in un altro video, qualcuno mi ha detto: "Ah, va tutto bene, tranne il cane in cucina." Il cane per me è come un figlio, quindi in casa mia sta da tutte le parti. Siamo arrivati all'ultimo strato e anche questo lo completiamo con il pane grattugiato. Scamorza e mozzarella. Pronti per infornare, forno preriscaldato. 190 gradi per 35 minuti circa. Gli ultimi minuti li farò con il forno ventilato. Scegliete voi quanto, se gli ultimi 5, se gli ultimi 10, secondo come vi piacciono le verdure belle croccanti e con la mozzarella appunto che si fonde per bene. Allora, vi è piaciuta come idea per un pranzo o una cena un po' diversa dalle altre? Se è così, lasciatemi un like. Se non siete ancora iscritti, allora fatelo. In questo modo entrerete a far parte del nostro magico mondo, quello dei bijou di Rick e Mary. Un bacio e alla prossima!